questo sicuramente è merito di una città che si sta riscattando, grazie ai napoletani, grazie alla città, una città che non gira più il mondo con le immagini della monnezza e della mala politica, quindi una città credibile, una città complessa, con contraddizioni, ma una città in cui si è ritornata a investire. Se ne stanno accorgendo da anni i turisti, Napoli è la città d'Italia che maggiormente cresce in termini turistici, se ne accorgono i grandi organizzatori di eventi sportivi e culturali, se ne accorge anche la grande impresa. Noi siamo orgogliosi che Apple abbia individuato Napoli proprio per l'innovazione, le start-up, le nuove tecnologie, i giovani. Evidentemente a Napoli sta accadendo qualcosa e noi speriamo che prima o poi anche il governo nazionale si accorga che con Napoli bisogna dialogare, perché non è un paese del pensiero unico e della dittatura. Napoli fa bene al paese, questo riscatto di Napoli non è che fa bene solo ai napoletani, è una grande risorsa per il paese e noi siamo veramente fieri che Apple abbia scelto Napoli. Io non credo che sia né casuale né volontà di qualche politicante di turno, è semplicemente una città e i napoletani. Quindi il merito va alla comunità napoletana che sta credendo nella sua riscossa attraverso energie proprie e una nuova stagione di autodeterminazione popolare.